bentornati a Mi Manda Rai 3. Oggi ci occuperemo di RC Auto e del rischio sempre più frequente di sottoscrivere una polizza RC Auto fasulla. Partiamo da questo titolo, RC Auto, truffa online, scoperto giro da 6 milioni di euro, profitto accumulato in meno di 10 mesi, le indagini hanno consentito di individuare 19 siti web fittizi, di cui 7 operanti e sottoposti a sequestro. Vediamo quest'altro titolo, RC Auto, nel 2018 boom di siti pirata, l'IVAS va al contrattacco. Proprio per farci spiegare di cosa si tratta abbiamo invitato proprio chi si è occupato della battaglia alle false polizze RC Auto all'interno dell'autorità di vigilanza. Maria Luisa Cavina, buongiorno. Buongiorno a Laura Cecchini, nostro consulente, collegato da Milano. Maurizio Caprino, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno Maurizio, allora cominciamo da te, ci aiuti a capire i contorni di questo fenomeno? Ma i contorni di questo fenomeno sono presto detti, è un fenomeno che va a macchia d'olio, le polizze false diciamo si vedono da 20 anni, da 10 anni sono diventate una realtà piuttosto consolidata anche grazie al web, perché le polizze la gente ha cominciato a prenderle anche sul web e ovviamente sul web è più facile fare tutto, comprese le truffe purtroppo. E quindi adesso siamo arrivati alla situazione di avere centinaia, nell'ordine delle centinaia di siti fasulli, anche perché man mano che ne scoprono uno, questo chiude, lo coprono, lo oscurano, però ovviamente poi gli stessi personaggi danno vita a un altro sito, perché poi ovviamente le pene non sono di tali da fare in modo che queste persone vadano in galera. Senti Maurizio, i rischi reali per gli automobilisti quali sono? Beh, i rischi reali per gli automobilisti ovviamente intanto quello di rimanere scoperti, quindi in caso di incidente doverci rimettere di tasca propria, poi anche non in caso di incidente parliamo comunque di sanzioni pesanti del codice della strada, sono almeno 434 euro, poi attenzione che dal 19 dicembre scorso c'è anche la decurtazione di 5 punti patente, è stata introdotta una stretta, poi c'è una stretta per i recidivi, mi auguro che non sia il caso delle persone truffate, però in quel caso scatta anche la sospensione della patente da 1 a 2 mesi e un fermo amministrativo, cioè una volta che si paga un'assicurazione vera poi bisogna comunque sopportare 45 giorni di fermo amministrativo del veicolo. Laura Cecchini, se scopriamo di essere vittime di una truffa cosa possiamo fare per tutelarci? C'è un modo per recuperare i soldi persi? In primo luogo dobbiamo assolutamente presentare una denuncia e fare una segnalazione all'IVAS qualora questo intermediario non abilitato non sia presente nei loro elenchi. E poi per riprendere, così dire, essere rimborsati bisogna attendere quello che è l'azione davanti all'autorità giudiziaria, perché chiaramente molto spesso questi intermediari spariscono nel nulla e quindi non più possibile contattarli per essere rimborsati. Cavina, l'IVAS lavora per prevenire questo rischio, come fa a scoprire questi falsi intermediari? Sì, non è facile come abbiamo detto, ma noi abbiamo una tecnica di indagine sul web che ci consente di individuarli con l'uso di alcune parole chiave anche quando sono come dire, in una fase iniziale, e poi ci sono molto utili le segnalazioni che arrivano al nostro contact consumatori. È un contact center che è attivo tutta la settimana, raccoglie le richieste di aiuto, le gira a noi che siamo l'unità specializzata che fa questo tipo di verifiche e siamo in grado in pochissimo tempo di dare una risposta al consumatore se ci ha telefonato prima di stipulare, se si è fatto venire il dubbio, e di dirgli se quel sito è falso o meno. A quel punto partono tutte le nostre azioni poi di vero e proprio contrasto. Allora, vi voglio far vedere intanto dei numeri sulle truffe che riguardano l'RC Auto. Vediamole insieme. Più 99% nel 2017, più 100% nel 2018. Questi sono i numeri. Quando scoprite un sito truffa, quanto tempo ci vuole poi per oscurarlo? Allora, dipende. Andiamo da pochi giorni, grazie a una rete di contatti che abbiamo messo in piedi con il registro italiano dei domini, con i provider, che ci consente di avere un risultato molto rapido, in alcuni casi rapidissimo.
In altri casi, specialmente se ci sono delle indagini in corso della magistratura alla quale noi abbiamo l'obbligo comunque di segnalare, perché si tratta di reati, anche reati gravi, ci possono volere anche dei mesi. Nel caso dell'inchiesta che ha portato all'arresto di tante persone e al blocco di molti siti, ce n'era uno che era uno dei primi che avevamo segnalato ripetutamente con 3 comunicati, che era un po' al nucleo di questa ricerca. La ricerca è stata estesa, però poi ha consentito di arrivare un po' alle centrali del fenomeno, quindi utile. Senta Gavina, esiste un numero verde dell'IVAS, lo facciamo vedere, 800 48 66 61. A cosa serve questo numero verde? Questo è il nostro contact center consumatori, è un numero verde quindi gratuito, può essere contattato sempre sia in caso di dubbio, prima di stipulare la polizza, per avere dei consigli utili su come regolarsi e anche se si ha il dubbio dopo aver stipulato la polizza che questa polizza sia falsa, per avere delle informazioni al riguardo. Questo è il numero dell'IVAS. Invece vi do anche i numeri di Mi Manda Rai 3 se volete ovviamente segnalarci delle storie, se anche voi siete cadute vittime di queste truffe sui siti web. 345-3131-994, il nostro canale WhatsApp, c'è anche la nostra mail mimandarai3@rai.it, esiste anche la nostra pagina Facebook dove potete segnalarci storie ed entrare in contatto con la redazione di Mi Manda Rai 3. Maurizio Caprino, si possono fare delle stime realistiche su quanti automobilisti circolano in strada senza la copertura assicurativa? Ma allora, le stime sono sempre da prendere con le pinze. Le ultime che sono state fatte dall'ANIA l'estate scorsa parlano di 2,8 milioni di veicoli non assicurati, quindi in calo rispetto ai 4 di cui si diceva anche 5 anni fa. In realtà questo è un fenomeno sempre abbastanza difficile da censire, in ogni caso è allarmante. Vediamo i dati sulle auto senza copertura, senza assicurazione. Alla redazione di Mi Manda Rai 3 risultano quasi 3 milioni di veicoli, pari al 6,3% del parco circolante. Il maggior numero di veicoli sono al sud, il 10%, al centro il 6%, al nord il 4%. Una percentuale alta. Qualcuno ovviamente in modo irresponsabile lo fa di proposito. Le sanzioni, Laura Cecchini, se veniamo trovati senza RC auto, quali sono? Allora, come diceva prima Caprino, la legge 136 del 2018 emanata a dicembre ha dato una stretta sulle sanzioni. La sanzione amministrativa è da 849 euro a 3.378 euro e prevede anche il sequestro del veicolo, il fermo amministrativo per 45 giorni dopo che si è pagato comunque la sanzione. Nel caso di recidiva, cioè se si commette lo stesso reato, infrazione, nei 2 anni raddoppiano esattamente, sia da un punto di vista economico, abbiamo anche la sospensione della patente da 1 a 2 mesi e i 5 punti di decurtazione sulla patente. Facciamo un riepilogo, le sanzioni per chi viene beccato senza RC auto, la prima infrazione, come vedete, come diceva Laura Cecchini, va da 849 euro a 3.396, meno 5 punti sulla patente, sequestro e fermo amministrativo. La seconda infrazione nei 2 anni porta a una multa che può arrivare anche a 7.000 euro e la sospensione della patente. Cosa succede se veniamo investiti da un veicolo senza copertura assicurativa o se siamo noi a provocare un incidente? Allora, se siamo noi a provocare un incidente è un problema, perché risponderemo noi con i nostri beni e con le nostre sostanze, non avendo appunto una copertura assicurativa. Se invece siamo vittime, in questo caso agisce il Fondo Garanzie Vittime della Strada, istituito con la legge 990 del 69, che quindi pagherà integralmente i danni alla persona e i danni alle cose per una franchigia di 500 euro. Prima di acquistare una polizza online, dottoressa Caprino, a che cosa dobbiamo stare attenti? Cosa dobbiamo fare? La prima cosa da controllare è se la persona con cui entriamo in contatto sul web è un intermediario iscritto. Per questo c'è l'elenco degli intermediari abilitati che è pubblicato sul nostro sito. È facilmente accessibile.
Poi, il sito dell'IVAS, lo ricordiamo. Il sito dell'IVAS, sì, l'elenco si chiama RUI, Registro Unico degli Intermediari. Un'altra cosa molto importante, poiché in genere questi personaggi che agiscono dietro lo schermo del web chiedono il pagamento su carte ricaricabili, verificare che il nominativo della carta ricaricabile al quale ci si chiede di fare il pagamento sia quello di un intermediario iscritto, perché c'è una norma che noi abbiamo inserito nella recente modifica del codice delle assicurazioni che impone questa corrispondenza. A questo punto, prima di pagare, fatte tutte queste verifiche, se abbiamo dei dubbi, torno a dirlo, contattiamo l'IVAS, perché l'IVAS è in grado di dare una risposta rapida. Invece, se abbiamo sottoscritto il contratto, ma abbiamo il sospetto di essere stati raggirati, cosa dobbiamo fare? La prima cosa da verificare è se la nostra copertura esiste o no. Per fare questo possiamo di nuovo o chiamare il servizio dell'IVAS o ancora più facilmente andare a cercare sul portale dell'automobilista, www.ilportaledellautomobilista.it, che è un sito pubblico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dove sono censite le coperture. Un'altra ipotesi è quella, avendo il nome della compagnia, di contattare le compagnie hanno tutte dei servizi antifrode, dei servizi di contatto con il pubblico e sono in grado di confermarci se la nostra polizza esiste effettivamente o meno. Dopo l'acquisto online cosa dobbiamo fare? Vademecum di Mi Manda Rai 3, vediamolo insieme. Andrea Dorigo, per cortesia, ecco, verifichiamo la copertura RCA su www.ilportaledellautomobilista.it, lì potete vedere la bontà della fede della polizza sottoscritta, controlla i dati presenti sulla polizza, verifica di aver ricevuto anche condizioni generali e informazioni precontrattuali. Rischiamo di cadere vittime di truffe online anche perché il prezzo delle polizze è ancora in aumento. Vediamo ancora questo titolo. Riparte la corsa delle polizze RC Auto, a gennaio aumenti in media sopra il 3%, rincari maggiori per 1,2 milioni di automobilisti che l'anno scorso hanno denunciato un incidente. Sono molto care soprattutto in alcune aree del paese. Vediamo ancora questi dati, questi numeri. Nel terzo trimestre del 2018 il premio medio è 419 euro, più 2% rispetto al trimestre precedente. In Campania una polizza costa 539 euro, in Valle d'Aosta si paga quasi la metà, 330 euro. In Italia, Maurizio Caprino, ci sono ancora le polizze più care d'Europa? Sì, diciamo di sì, anche se la differenza è stata battuta abbastanza negli ultimi anni. Parliamo, cioè, si è partiti quando sono state fatte le prime elevazioni, eravamo sui 200 euro di differenza, adesso siamo sull'80. Ovviamente questi poi sono dati medi, tanta gente potrà non ritrovarci, sì, e soprattutto anche ci sono varie polemiche sulle metodologie di rilevazione, però al netto di questo sì, abbiamo ancora le polizze più alte d'Europa nonostante decisi miglioramenti negli ultimi anni. Vediamo se c'è qualche messaggio sul nostro canale WhatsApp. Leggiamolo insieme. Il primo, i portali di comparazione delle assicurazioni sono affidabili, dottoressa Cavina? I portali di preventivazione delle assicurazioni? In genere sì, sono affidabili certamente. Può succedere che ci siano dei dubbi sulla corretta applicazione di parametri tariffari, nel qual caso è bene segnalarlo all'IVAS, che anche in passato è intervenuto su questi temi. Benissimo, vedremo se ci sono altri messaggi sul nostro canale WhatsApp. Ovviamente i nostri consulenti sono a vostra disposizione. A volte, anche se siamo automobilisti modello, il premio dell'assicurazione non scende mai, magari perché siamo nati nella città sbagliata. Vi voglio raccontare una storia paradossale. Facciamo entrare Mohamed Zeruni di Cassano d'Adda, Milano. Buongiorno. Si accomodi, prego. Buongiorno. Buongiorno. Bene. Allora, Mohamed, lei perché ha scritto alla redazione di Mi Manda Rai 3? Ho scritto per segnalare un fatto che, diciamo, quando, come ha detto lei, uno è nato nella città sbagliata, paga di più. Okay? Io puntualmente, alla scadenza della mia assicurazione, che di solito mi scade a novembre, faccio dei preventivi per vedere un po' se c'è un prezzo migliore, eccetera, eccetera. E ho notato questa cosa qua, inserendo la nazione di nascita come Marocco, sono marocchino, c'è un prezzo
Se invece inserisco tipo Cassano d'Adda, c'è un altro prezzo e addirittura la metà con alcune compagnie, la metà. Quindi la sua polizza quanto costava? Quanto doveva costare secondo il preventivo se lei avesse 945 messo... euro, ecco. E invece cambiando città di nascita, mettendo Cassano, scende alla metà, 400 qualcosa. Allora, ha compilato vari preventivi online, ma il risultato è sempre lo stesso. Il più caro è questo. Vediamo il secondo preventivo di Mohamed, premio RC Auto, imposte incluse, 335 euro se nato a Milano e 883 euro se nato in Marocco, più 163%. Come è possibile che la città in cui si è nati incida sul premio assicurativo, Laura? In realtà, a mio avviso, è un parametro assolutamente discriminatorio, anche perché in questo caso si parla, oltre che di città, di nazione. Prima le compagnie mettevano una casella chiedendo la cittadinanza. Mm. Siccome la cittadinanza suonava un po' forte, allora ora mettono luogo di nascita, ma il risultato che vogliono ottenere è lo stesso. Se si considera anche che un automobilista su 10 in Italia ha nazionalità straniera e quindi è un buon modo per far cassa, comunque per prendere più soldi, ma un parametro come quello dello stato di nascita non può essere assunto da un'assicurazione come parametro per la definizione della mia tariffa. Mohamed, lei da quanti anni vive in Italia? Io sono qua da 18 anni. 18 anni, lavora, no? Sì. Sì, diciamo. Sì. Come la situazione del lavoro che c'è adesso in Italia, sì. Però insomma, voglio dire, di fatto abita qui da tantissimi anni, assolutamente, no? E non ha mai avuto problemi con le assicurazioni? No, diciamo, a parte questo fatto qua, assolutamente non ho mai avuto incidenti con colpa, ho la classe di merito da prima, diciamo, da 3 anni. Anche quindi. Noi abbiamo voluto vederci chiaro e abbiamo fatto un preventivo sull'assicurazione che ha chiesto più soldi a Mohamed. Vediamo il preventivo di Mi Manda Rai 3. Allora, ammettendo che siamo nati a Milano, ci hanno chiesto 350 euro. Se invece nascevamo a Roma, la polizza si alzava del 2%, se addirittura nascevamo a Gioia Tauro in Calabria più 7%, immaginate ancora più sud a Palermo quanto ci avrebbero chiesto, se nascevamo in Svezia più 20%. Maurizio, ma è possibile che chi nasce a Gioia Tauro al sud debba pagare di più? Diciamo, è possibile se le compagnie dimostrano, dati alla mano, secondo quelle che sono le loro statistiche, dimostrano che appunto questo dato di nascita ha effettivamente un'influenza sulla sinistralità. L'IVAS poi ovviamente dovrebbe controllare dal punto di vista attuariale la fondatezza di queste statistiche. Dal punto di vista giuridico questa discriminazione, diceva Laura Cecchini, parrebbe un abuso e in effetti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in una sentenza del 2012 lo ha fatto capire, però questa sentenza del 2011 sostanzialmente si riferiva soltanto al caso del sesso dell'assicurato, quindi se maschio o femmina, e questa sentenza è diventata vincolante tanto che adesso non c'è più il parametro di distinzione maschio o femmina. Bisognerebbe armare quindi una causa anche su questi altri parametri per vedere la Corte di Giustizia cosa ne pensa, verosimilmente ribadire da questo indirizzo, però bisogna farla questa causa. Vabbè, insomma, speriamo che di questo passo non ci facciano pagare di più se siamo mori o biondi, se siamo calvi o coi capelli alti o bassi, insomma, se no diventa complicato. Intanto vorrei che la dottoressa Capina prendesse in carico la storia di Mohamed per capire se c'è qualcosa che non va, perché a noi è sembrato molto strano, no? Senz'altro sì, ma ci tengo a dire che già diversi anni fa, nel 2014, l'IVAS ha preso una posizione ufficiale sulla natura discriminatoria della nazione di origine o della città di nascita come parametro tariffario che appare di tutte le altre condizioni, di tutti gli altri parametri, possa determinare l'incidenza della tariffa. Questo per un motivo evidente, perché
può essere importante dove io risiedo e dove circolo dal punto di vista della sinistrosità, ma dove sono nato non dovrebbe avere, a parità di tutto non dovrebbe il resto, avere nessuna non dovrebbe incidenza. Incidere. Questo l'abbiamo fatto e ci siamo occupati anche di alcuni casi concreti, per cui prenderà ce ne in carico volentieri. La storia di Mohamed. Ci faccia sapere, Mohamed. Grazie intanto per la sua testimonianza. Grazie a Laura Cecchini, alla dottoressa Cavina e a Maurizio Caprino. Tra poco, amici telespettatori, parleremo di saldi. Intanto vado da Simona Baldassarini, buongiorno, quali notizie curiose hai trovato stamattina? Sì, a proposito di saldi parliamo